Salve a tutti ragazzi, adesso vi voglio mostrare questo bellissimo titolo che ho trovato nella mia città, perché mentre giravo fra gli annunci avevo visto questo bellissimo titolo a 15 euro, dove su eBay si possono trovare i prezzi tra i 39 ai 50 euro. Più o meno, giù di lì, contando anche le spese di spedizione e tutto, allo stesso valore del Project 03. Allora, il gioco che voglio mostrarvi è questo qui. Kuon è uscito nel 2004, prodotto dalle Indian Games e From Software. È un bellissimo survival horror. Ora mi direte, ma Chiara, questo gioco è in italiano, no? No, purtroppo le lingue disponibili sono l'inglese, il tedesco e il francese. Infatti, chi ha studiato lingue riuscirà a capirle tutte e tre. Comunque no, dai, l'inglese è abbastanza semplice. Allora, siamo ambientati in un gioco nell'epoca feudale. E anche si è ispirato anche a una storia horror giapponese che si chiama Kaidan. Il significato del suo nome, da come sono riuscita a tradurre da fonti esterne, vuol dire eternità, eterno. Qua possiamo vedere una delle protagoniste. Ha le stesse basi di sopravvivenza di Resident Evil, di Silent Hill, anche se mi ha ricordato molto il Project Zero 3. Ricordatevi ragazzi, si dice Q-On, ma non Q-On, perché molti si sbagliano la pronuncia. Comunque, apriamo. Questo qui è il gioco con il libretto. Faccio vedere il gioco, è prima. È pulitissimo, pulito, pulito. Sì, si vede anche il riflesso con cosa registro. Talmente pulito che ci si può specchiare. Questo qua è il libretto. È bellissimo il libretto perché ha tutta una storia con una bellissima introduzione. Allora, ora ve la leggo, L'oscurità è la forza contro cui gli umani devono lottare. Temuta dai bambini e ignorata da una giustizia potente. Questa regola però può essere infranta, trascinando tutti e tutto con sé. Questa storia parla di due giovani ragazze in un lungo sinistro percorso strade diverse. Una delle due si chiama Utsuki, partita alla ricerca del padre scomparso. Ha raggiunto la dimora con la sorella ed è stata attirata da una misteriosa melodia ed è scomparsa nelle tenebre. Sta cosa mi ricorda tanto i Project Zero. Comunque, ora Utsuki vaga da sola nella casa, che anche se non è una casa ma una magione, in cerca della sua famiglia. L'altra ragazza si chiama Sakuya ed è entrata nel castello insieme agli altri discepoli per ordine del loro maestro Doman. La loro missione è quella di esplorare la dimora per scoprire per quale motivo è infestata dai demoni. Demoni, yukari, tutti quei spiriti giapponesi. Il gruppo è penetrato nel castello da vie separate ed ognuno dei suoi membri vuole scoprire per primo il mistero. Sakuya, decisa a portare alla luce tutti i segreti di quel luogo, mostrando così il proprio valore. Così hanno inizio le avventure delle due ragazze, infatti si possono usare sia Utsuki sia Sakuya. Questo qua, ve lo dico dopo, Gli umani non dovrebbero mai addentrarsi fra le tenebre, così facendo scatenerebbero eventi inimmaginabili. Ma solo a quel punto il destino di Kuon sarà rivelato, il tramonto supremo svelato. È anche molto bella sta introduzione che vi ho letto, Molti non ve la leggerebbero mai. Sfoglierebbero solo il coso. Ma bello, sì, dai, un bel libretto. No,
sono una che deve leggermi le cose se non è contenta. Ora vi elenco i personaggi. Qua. Allora, Otsuki, Yin, perché ci sono due modalità che più o meno all'inizio si parte in luoghi diversi, ma alla fine è la stessa. Gli stessi enigmi, credo i stessi filmati, alla fine non cambia più di tanto se usi uno o l'altro. Allora, Otsuki Yin. Otsuki è una giovane con gli occhi colmi di dolore, un'anima oppressa, insieme alla sorella alla ricerca del padre, nella dimora del Lord Fujiwara. Le due ragazze vivono in completo isolamento sulla vetta in una montagna. Mi ricorda tanto anche Project Zero 2, che ci sono, abitavano tra le montagne. Sembrava che abitavano tra le montagne, poi si scopriva dopo. Allora, comunque, non divaghiamo. Dalla quale non possono mai allontanarsi. Otsuki si incolpa di un incidente in cui è rimasta ferita la sorella, la di cui si prende cura ogni giorno della sua morte e della loro madre. Questa cosa mi ricorda Project Zero 2, perché alla fine anche Mio e Mayu, una delle due, era ferita. E l'altra si incolpava perché diceva: "Oh, è colpa mia!" Comunque, leggiamo la storia di Sakuya Yang. Alla fine c'è la legge del Yin e Yang, voi lo saprete bene, eh? Allora, da giovane esorcista, questa ragazza studia con fervore le arti oscure. E anche grazie alla sua ferrea volontà, nata nella famiglia Kamo, da sempre progenie di grandi esorcisti, è la solita praticare magia fin dalla sua tenera età. Sì, anche negli anime e manga ci sono quei gruppetti di monaci che insegnano ai loro figli a usare tot. Anche tipo le Miko, che sono ragazze che prendono esempio dai loro familiari chi è geisha o tanto altro. Comunque. Sayuka però è stata discepola di un maestro di dubbia fama, un esorcista civile di nome Doman. Costui è l'unico ad accettarla come propria adepta, perché la famiglia di Kamo è la convinzione che le donne sono inferiori agli uomini. Effettivamente al tempo feudale, come anche da noi, ma da tutte le parti, ma forse meno in altri posti come in Sparta, parlando in altri tempi, la donna era sempre stata sottomessa all'uomo, sempre, a parte Sparta che le donne li picchiavano. Comunque, al momento Sakuya sta esplorando la dimora del Lord Fujiwara insieme agli altri tre discepoli. Poi c'è Kurea, che purtroppo è questa qui, è anche un po' messa male. Kurea sarebbe la sorella maggiore di Otsuki, ama profondamente la sorellina e le è molto affezionata. Nata e cresciuta nell'isolamento di una vetta della montagna, non conosce nulla del mondo esterno. Un giorno, mentre giocava con la sorella, è rimasta coinvolta in un terribile incidente che l'ha lasciata timorosa e cagionevole. Le sue condizioni sono andate via. Via via peggiorando, ma lei lo ha tenuto nascosto a Tsuki e grazie alla sua sorellina per tutte le cure e le attenzioni in cui la ricopre, e anche se è molto debole, è pronta a combattere con ferocia per proteggerla. C'ho altri personaggi, c'è un altro Dokai. Dokai è un esorcista, infatti si vede la tenuta da esorcista. Dalla grande intelligenza, fedele discepolo di Doman, e in più grande fra coloro che sono stati inviati in questa dimora, ed è determinato a risolvere questo mistero, mosso da questa grande determinazione nelle sue ricerche, e animato da un'implacabile sete di conoscenza. Porta sempre con sé un diario dove con grande cura prendono nota ogni scoperta, quella che trova, vabbè.
Molti personaggi giapponesi hanno sempre preso nota delle loro cose. Comunque, Doman, sto fatidico Doman, uomo barbuto sempre piaciuto. Comunque, guardate, sta facendo una bella recensione, forse la più lunga del web. Allora, Doman, dopo essere stato bandito per via del suo comportamento discutibile, Doman non è più al servizio dell'imperatore. Completato il suo addestramento e adattandosi alla magia del posto, è diventato un esorcista civile. Pertanto, lui decreta, non pertanto di discreta fama. Il grande esorcista dell'imperatore lo accusa di non seguire le vie tradizionali e di essere troppo legato alle ricompense materiali. Sì, perché siamo giapponese a varie religioni, fra cui il shintoismo, che non devi essere tanto preso con le cose materiali, ma più con le spirituali. Comunque, si dice che la sua influenza è andata cresciuta negli ultimi anni. Ed egli assicura che ormai numerosi seguaci, si dice che le sue tecniche siano paragonabili per efficacia a quelle di Semei, non so chi è Semei, il migliore esorcista dell'imperatore. Quattro discepoli di Doman sono stati inviati nella dimora di questo qui, questo lord, per investigare la causa che ha scatenato i demoni che infestano quel luogo. Poi, vediamo. Ok, ci sono solo altri due personaggi, ragazzi, sopportatemi. Allora, la sua visione del mondo e della vita è diversa da quella della maggior parte delle persone. Egli si tiene tutto per sé e per questo molti lo evitano. Il caloroso benvenuto ricevuto da Doman lo ha convinto a dedicarsi alla sua causa. Di indole buona, atteggiamento amichevole. Sarà il primo che morirà, di sicuro. No, non lo so, però chi è troppo buono è sempre il primo a morire. Doroyo è fiero di essere un esorcista, convinto anche di annientare i demoni, se non è un'opera di bene. Sa che Dokai è dedito alla ricerca e per questo si preoccupa di badare gli altri, in particolare a Sakuya. Secondo me fra loro due c'è qualcosa. Poi c'è un altro allievo, perché gli allievi saranno tre di Doman, Dorioko, Sakuya e questo qui, Dokin. Ok, Dokin è il più giovane dei discepoli di Doman ed è anche il figlio di un famoso esorcista. Per via delle sue umili origini è stato affidato agli insegnamenti di Doman. Essendo ancora molto giovane, non può contare su un'abilità magica pienamente sviluppata. Certo, cerca di comportarsi sempre in modo responsabile, ma si capisce subito che non è adulto e la sua inesperienza con i demoni per lui è la causa di un grande sgomento, neanche se fa di tutto per non darlo a vedere. Questi qua sono i personaggi. Wow, ho fatto 13 minuti! Comunque, vabbè, ci sono. Si può iniziare a combattere. Ci sono vertigini e morte. Quando un personaggio si imbatte in una tempesta o un'area dove le energie maligne sono particolarmente concentrate, oppure subisce ferite da combattimento, ha le vertigini. La barra della parte superiore dello schermo indica la condizione fisica di un personaggio, che cambia colore, passando rispettivamente dal blu al giallo al rosso. A mano che la situazione peggiora, la condizione fisica è anche monitorabile tramite il battito cardiaco del personaggio. Quindi ti mette già ansia il gioco in sé. Quando un personaggio ha le vertigini, non può usare le carte magiche. Per riprendersi, deve meditare. Infatti, c'è un tasto in cui si vede l'illuminazione del personaggio. Oppure utilizzare una medicina spirituale.
morte. Le vertigini indicano anche un personaggio che è verso la morte. E per questo il motivo bisogna sempre cercare di porvi rimedio il prima possibile. C'è anche la magia, le carte spell, incantesimi, che saranno attacchi magici, in poche parole, le carte summon, che saranno le invocazioni, incantesimo i vari, che questo libera una piccola freccia stuccata avanti, la porta con un attacco breve ma il suo potenziale distruttivo limitato. Carta evocazione su Tegumo richiama un piccolo ragno che combatte i nemici al posto delle persone. Ma no, il ragnetto! Vabbè. Poi carta invocazione su Dobaku. Crea un cerchio magico dorato che intrappola un nemico e gli impedisce temporaneamente di muoversi. Questa magia non può provocare danni ai bersagli, ma è utile per risolvere situazioni difficili, come per esempio un incontro di più nemici. Poi vabbè, puoi equipaggiarti di varie cose, puoi consultarti come si chiama? I vari appunti che troverai, poi istruzione di base, vabbè, qua. Si può affrontare un altro giocatore, va bene. Che figo. Comunque, c'è una versione. Cioè, vabbè, qua. Ah, questo qui è il Sugoroku, che è un gioco giapponese. Molto carino, tipo una scacchiera. Comunque, battito cardiaco, meditazione, liberarsi dai nemici, colpo di grazia e le tempeste. Dai ragazzi, questi qua sono gli elenco dei chi ha prodotto. E che dire ragazzi, è un bellissimo gioco. L'unica pecca, però l'hanno fatto apposta secondo me, è che non c'è il labiale nei personaggi. Vedi il personaggio che fa: sì, ho capito. Cioè, non fa così: sì, ho capito. Fa: sì, ho capito. Ma secondo me l'hanno fatto apposta per richiamare i vecchi retro games, è come per dire, facciamo un Resident Evil, che ne so, versione Infinity, con una grafica simile, però i personaggi non parlano, richiamando i vecchi giochi di Resident Evil, che non avevano più di tanto il labiale, parlo dei primi, giustamente. È un bellissimo gioco. Hanno dei bellissimi vestiti feudali, perché ragazzi, Kwon, ci sarebbe tanto da dire, e io ho provato di dire il più possibile spiegando quasi tutto. Ci saranno scene in cui vi farete i salti, scene in cui direte dove devo andare, tutto buio, io non so dove devo andare. Io infatti ero così, ma che cos'è sta roba, c'ho paura. Ci saranno dei momenti in cui si sentiranno delle bambine rompiballe che faranno gna 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 gna. No, quello era il coso di Spiro. Comunque, è proprio terrificante Q1, è un horror che consiglio insieme a Donkey Ground, Rule of Rose, Clock Tower 3 e Project Zero 3, ovvero Fatal Frame 3. Comunque, ora io so al mille per mille che questo gioco lo troverò al GameStop del mio ragazzo, perché è successo così. La stessa cosa è successa con Project Zero e Rule of Rose. Facciamo le corna, perché al prossimo Kwon che trovo me lo piglio. No, a parte gli scherzi, vediamo. Perché più che altro non vorrei rovinare sto CD, perché è l'unica copia che ho, almeno se ho due copie posso giochicchiare. Il salvataggio, ci sarà una postazione particolare. Infatti all'inizio non si capirà bene, poi se girate, girate, troverete. Ha anche delle belle, come si può dire, la prima persona quando si raccoglie i personaggi ed è anche molto molto carina. Quan è un bel gioco proprio fatto bene, ma proprio fatto bene. L'unica cosa è che bisogna stare attenti a non farsi beccare. La colonna sonora parla da sé. Proprio bella la colonna sonora di questo gioco, e che dire, piacerà a tutti agli amanti del genere horror come me, come Mister X, per la miglior trama e la durata di gioco.
anche se sarebbe molto corta rispetto agli altri titoli. Comunque è un buon gioco. Io mi piacerebbe finirlo, mi piacerebbe fare il gameplay. Adesso arriveranno mezzo mondo che lo farà come hanno fatto il Soft Tower 3, vabbè, non importa. Comunque, che dire, adesso io vi lascio, questa qui è Kwon. Ho fatto 20 minuti di video spiegando solo di Kwon, che figo! Una, come si può dire, una recensione, chiamiamola recensione, dettagliata, evviva, questa è la migliore recensione che ho fatto. Comunque sì, recensione mica tanto. Comunque ragazzi, adesso vi lascio, questo è Kwon. Vediamo se sto spegnendo, no, peggioro, scusate. Questo qui è Kwon, il gioco horror per eccellenza, insieme a tanti altri titoli che io non vi sto a dire perché io ci devo fare il gameplay, che non è questo. Che molti sanno che esistono solo quattro giochi horror per dire fatti horror, senza includere Resident Evil 7 Hill. Comunque questo qui è Kwon, Eternità, è un gioco stupendo. Io ringrazio tutti coloro che hanno visto sto video, ringrazio il mio ragazzo che poi gli farò un video risposta per quello che mi ha fatto l'altra sera. Questo qua è un video sorpresa e questo qui è Kwon, un gioco tutto da giocare. Ciao ragazzi, alla prossima, spero di essere in forma perché adesso non sono in forma, comunque spero che vi sia piaciuto il video e ditemi di più se avete bisogno di qualcosa, vi aiuterò. Ciao, alla prossima, grazie, ciao ciao!